Ciao, non dobbiamo solamente dare ad altri, ma riuscire anche a prendere. Prima parte del Vangelo si concentra ancora a questo, che tutto co cosa riceviamo da Gesù è per dare agli altri. Quindi i discepoli ricevono da Gesù il potere di fare guarire altre persone e devono usare questo. Ricevono il potere di proclamare il regno di Dio e danno questo ai altri. Noi riceviamo tutti diversi cose da Dio, nostra capacità, nostra sapienza e anche danno ad altri. Ma altra parte del Vangelo parla una cosa che anche dobbiamo uscire di prendere dagli altri, di uscire dalla zona di comfort in quale ci organizziamo tutti da solo, ma riuscire a prendere dagli altri doni che hanno e non dire ah, questo mi piace, questo no, questo non prendo, questo prendo. Il dono va preso. E questa è molto importante informazione in questi tempi che non era ovvia, era una sfida per ebrei, perché quando discepoli vanno in vari posti, non sanno fin a quale punto altri osservano regoli del cibo, questa rituale purezza e quindi rischiano di diventare non puri, non in questo senso che poi devono fare vari diversi rituali per pulirsi. Quindi questo non era così ovvio che facile prendere, anche forse per noi in nostra civilizzazione in quale organizziamoci tutti da soli, è difficile aprirsi e darsi, dare. Grazie.